Ciao a tutti, benvenuti a questo unboxing del Xbox Controller Elite, acquistato su Amazon a 99,99. In realtà l'ho già aperto tutto, però volevo fare questo specie di unboxing, chiamiamolo, per farne anche un video. Questa è la confezione, bella pesantina. Qui ci viene mostrato tutto il contenuto, di dietro una rappresentazione del controller stesso, e qua sempre ci mostra il contenuto. Allora, apriamolo. Chiaramente i sigilli li ho già levati, sia questo che questi due. Allora, pianino. Ecco qua. Ecco, la confezione si presenta così, questo astuccio. Porta controller, e voilà il nostro controller Elite nero. So che c'è anche bianco, vabbè, costa di più, questo era scontato. E diciamo che il materiale qua è tutta gommato, questo è metallo, e nella parte posteriore vediamo i tasti aggiuntivi, che sono, si possono levare, sono magnetici, ecco, tramite tac, magnetismo si riattaccano. E qua c'è un'ulteriore superficie gommata, zigrinata, per il grip. E anche qua abbiamo i grilletti e i dorsali in alluminio metallo. Molti dicono che questa parte qui col tempo si scolli, oppure se la mettiamo su fonti di calore o sopra la console, dopo che sessioni di gioco, si scolla subito. Speriamo di no. Al tatto, diciamo, inserendo la batteria, il pad risulta leggermente più un po' più pesante rispetto a quello normale. Comunque anche qui abbiamo le levette che si possono sostituire, tutto magnetico, anche il D-pad. E qua abbiamo, diciamo, accessori di ricambio, questo è il D-pad unico, e poi abbiamo altre levette analogiche, queste sempre concave però con un'escursione più alta. Poi abbiamo altre levette analogiche con l'escursione più bassa, però non concave, ma diciamo ricurve, bombate. Dopo, volendo, come uno si trova bene, mette una più lunga, una più corta. E questo è il contenuto degli accessori. Poi nella scatola, sollevando questo, abbiamo questo contenitore dove qua troviamo il cavo micro USB con un frame, una trama di tessuto, non è gomma, tipo tessuto intrecciato, con una, diciamo, lunghezza, mi sembra 3 metri circa, bello lungo il cavo. Poi abbiamo da quest'altro lato le batterie, due batterie stilo della Duracell. Proseguendo, questa parte si alza,
abbiamo i vari manualetti di istruzioni vari, adesso non ve li sto a tirar fuori comunque. E niente, ho provato su Battlefield 5 e su Destiny. Dopo farò, ho fatto anche un video dove faccio vedere la configurazione sulla Xbox, che mi ha fatto anche un aggiornamento inserendo il pad. E l'impugnatura è buona, come ho detto, leggermente pesa un po' di più con la batteria, infatti molti utilizzano il cavo collegato, è buona. E diciamo che programmando questi tasti sì, è comodo, però questi qui a volte abbiamo anche la possibilità con queste levette verdi diciamo, ecco, la corsa qui, questa levetta verde, possiamo bloccare la corsa dei grilletti, come potete vedere. Così è normale, infatti il grilletto va a fine corsa, noi bloccandolo così possiamo farlo andare a fine corsa, diciamo a metà. Questo cosa comporta? Una maggiore reattività al comando che diamo, perché l'input normalmente arriva quando il grilletto arriva a fine corsa. Spostando, bloccando la fine corsa a metà, il comando è più reattivo perché arriva prima. Poi nelle impostazioni su console possiamo anche decidere il punto dove noi vogliamo che il comando arrivi ancora prima, possiamo regolarlo. E stessa cosa anche per le leve analogiche, le vibrazioni, la mappatura dei tasti. Stesso possiamo fare sia per LT che per RT. Poi cos'altro? Vabbè, ho fatto vedere tutto, il tipo che si può spostare. Qua abbiamo anche un tasto dove potremo memorizzare, possiamo memorizzare più profili. Però per avere, diciamo, i due che utilizziamo maggiormente per magari i due giochi, se giocheremo a una tipologia di gioco dove avremo mappati i tasti, andremo su due, oppure su uno, su un altro gioco, oppure dal menu impostazioni della One inseriremo il profilo per il gioco che vogliamo giocare. E niente, a detta di molti, anche vedendo sulle varie recensioni, dicono, come appena appunto, che dopo un po' si scolla questa parte qui, di non appoggiarlo su fonti di calore, che se no si scolla prima, e anche per le levette analogiche. E tutto sommato sono buone queste leve posteriori, aiutano molto. Queste qui, magari io non è che ho una mano tanto grande, però impugnandolo a volte basta anche che noi lo solleviamo così o così, e volontariamente si va a pigiarlo e parte il comando. Vabbè, forse è una questione più di abitudine. E anche la reattività delle leve qui è buona, si può anche decidere dalle impostazioni se diciamo l'intensità, come i TPI, come si fa sul mouse, che dopo vi ho fatto un video, vi mostrerò le impostazioni della One. E niente, adesso passerà il video dove faccio vedere un po' le impostazioni sulla One, le regolazioni e tutto. E grazie, ciao. Qui ho fatto scritto per Battlefield, mentre switchando di qua per Destiny. E questo è il menu configurazione. Vado qua in Battlefield e poi qua andiamo a modificare i vari settaggi. Allora, questa è la mappatura dei pulsanti, qui è la mappatura. Qua possiamo diciamo regolare l'intensità dell'input delle leve analogiche, ovvero se l'input arriva
comando arriva subito, reattivo veloce oppure un po' più lento, come quando si regola l'intensità del mouse, i DPI del mouse per dire. O ce lo regoliamo noi, oppure qua abbiamo dei preset, vedi, ritardato, aggressivo, immediato, controllato. Si fa sia su questa che su quella destra. E stessa cosa viene fatta per i grilletti. Possiamo regolare le zone di inattività. O dove arriva prima l'input, come potete vedere. Io posso dirgli, come potete vedere, l'input arriva quando il pallino è qua a fine corsa. Però io posso anche impostarli, a seconda di come mi trovo, di dirgli che quando arrivo qui arriva l'input. Perché oltre a questo ci sono dei tasti qui dietro. Questi qui verdi, qui, che praticamente bloccandolo, tirandolo giù, il grilletto non va a fine corsa, ma va a fine corsa a metà. Questo vuol dire che l'input non arriva quando arri il grilletto arriva a fine corsa, ma arriva subito. Il comando, e questo quando noi miriamo con l'ottica in Battlefield o in sparatutto in prima persona è più, ho notato che è più reattivo, è più veloce a mirare dall'ottica mettendolo a metà corsa, perché l'input arriva subito, invece dobbiamo aspettare che faccia tutto il percorso così perché arrivi l'input. Però questo qui è settato a metà. Qui possiamo anche, tipo a metà sarà qui, credo. Noi possiamo anche settarlo in modo che l'input arriva qui. E o agiamo manualmente o agiamo da qui. Come vedete qua si può. Sono ancora qua, non ho capito bene come funzi. Ecco, vedete, io LT ho usato il tasto qui per bloccarlo a metà corsa, non a tutta, a una fine corsa, vedete che si blocca lì. Io per dire, da questo menu potrei deciderlo anche di bloccarlo, che cavolo ne so, qui, in modo da avere ancora il comando ancora più reattivo. Fine corsa si blocca qui. Questo qua non è bloccato col tasto nel controller e arriva, l'input arriva quando arriva a fine corsa. A metà corsa vedete che l'input arriva prima, però volendo io lo posso bloccare anche qui o qui o qui, a seconda da dove mi sembra più reattivo e come mi trovo meglio. Possiamo anche controllare la vibrazione dei grilletti, metterla più, toglierla, metterla più intensa, meno intensa, e quella delle impugnature. E vabbè, questa feature c'era anche di default anche sul pad della PlayStation. Possiamo regolare la luminosità del LED che c'è, questo qua, che c'è qui nel tasto home. E niente, dopo abbiamo i preset 1 e 2 da switchare veloce da una tipologia di gioco a un altro. Però volendo noi qui possiamo creare più profili e in base al gioco andiamo a prendere il profilo che ci serve. Oltre a questo le impostazioni ci dà anche la possibilità di scegliere dei profili fatti dagli utenti per varie tipologie di gioco.
Adesso qua non va. Ah, sì, perché sono passato nel menu. Ecco, queste qua sono le tipologie fatte da... C'è Gears of War, Forza, Halo, Sunset Overdrive, Warframe, Final Fantasy 15, Dead Rising 4. E niente, questa è la... Per mappare, ad esempio, questo qui l'ho fatto per Battlefield, qui si salva, qui si cancella, qui si copia e qui si va a mappare. Allora, come vedete, andiamo qui, decidiamo questo, lo mettiamo, che cavolo, ecco, lo mettiamo su questo, oppure facciamo un esempio. Dunque, io mi sono messo, come potete vedere, B nella levetta superiore destra, e qua ho messo la corsa, LB, no, RB l'ho messo di là. Vabbè. Poi lo cambierò. Comunque, io adesso vorrei mettere un il D-pad, magari lo mettiamo. Per ricaricare. Mettiamo il D-pad, questo, il D-pad sinistro, che è per dare le munizioni, lo mettiamo in questa levetta qui. O facciamo qui che impostiamo il D-pad mappa su la levetta posteriore sinistra, quella inferiore, oppure facendo più veloce, diciamo, abbiamo anche questa possibilità di tenere premuto il pulsante che vogliamo modificare, vedete? In questo caso io ho selezionato la levetta inferiore sinistra e mi chiede il tasto che voglio spostare sulla levetta inferiore sinistra, e appunto io sposto il D-pad sinistro, e infatti mi appare il D-pad sinistro. Sulla levetta inferiore sinistra c'è il D-pad sinistro, sulla levetta superiore sinistra c'è LB per tirare le granate, e sulla levetta superiore destra c'è il tasto B per accovacciarsi, sulla levetta posteriore inferiore destra c'è il tasto per la corsa, e volendo io ho spostato appunto il tasto della corsa della levetta sinistra sulla levetta dell'analogico sinistro sulla levetta destra inferiore. Però io, anche se premo la levetta l'analogico sinistro, mi corre lo stesso, a meno che io da qui le impostazioni metto che l'analogico sinistro non è mappato. Facendo così, il comando della corsa funziona solo con la levetta destra inferiore. Quindi andiamo qui. Allora, metto la clic leva sinistra, faccio così, e poi vado qua e metto non mappato. In questo caso il comando della corsa arriva solo dalla leva posteriore inferiore destra, cioè quella lunga, cioè questa. (Coughs)
Poi adesso io non so perché lì c'ho RB. Boh, così dovrebbe andar meglio. Poi torniamo in e B, anche potremmo fare la stessa cosa per B. Quindi io faccio B, vado qua e metto la stessa cosa non mappato, perché B ce l'abbiamo nella levetta posteriore in alto. E niente, mi rimane là che c'è RB, sarebbe il comando di RB. Non capisco.